Spostiamoci ora a Strasburgo a seguire l'intervento dell'europarlamentare leghista Mara Bizzotto. La richiesta all'Unione Europea è quella di ridurre il carico fiscale per far ripartire l'economia. Sentiamo. Un minuto. L'occupazione giovanile è una piaga sociale che questa Europa non riesce a curare. Lo dimostrano i 15 milioni di giovani europei che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano. D'altronde, chi potrebbe investire in paesi sull'orlo della bancarotta? Chi avrà il coraggio di avviare un'impresa e assumere nuove dipendenze se le tasse continuano ad aumentare? Davanti a questa emergenza, o l'Europa rivoluziona il proprio modo di fare, o saranno i cittadini a fare la rivoluzione. Incoraggiamo, aiutiamo le imprese europee ad assumere almeno un giovane disoccupato, garantendo finanziamenti o almeno agevolazioni fiscali per ridurre il carico fiscale che oggi soffoca le nostre imprese. Promuoviamo in tutti i modi il collegamento tra mondo della formazione e mercato del lavoro. Milioni di giovani europei disoccupati e senza prospettive aspettano dall'Europa risposte concrete, immediate, aspettano progetti, risorse economiche. Non possiamo più sbagliare. La posta in gioco questa volta non è solo la fiducia nelle istituzioni, ma il futuro delle nuove generazioni.